ma quando torno a Padova Roma, Londra, Tokyo, Singapore, tutti i posti che mi ha incantato, ma una spina amico sempre in cuore. Guarda su che sfondo ti ho portato oggi. Incredibile. Questo campo suscita sempre delle emozioni stupende. Io purtroppo non sono mai riuscito a vedere una partita qui. Tu hai visto qualche partita? No, o se l'ho vista purtroppo ero troppo piccola. Piccolina. E quindi non ho ricordi di essere venuta qua a vedere una partita del Padova, appunto, negli anni in cui giocava mio papà. Pensati che ad agosto questo campo compirà 100 anni esatti, perché è stato hanno deciso di creare questo stadio nel 1921, quindi quest'anno sono i 100 anni dello stadio Silvio Appiani. Questa cosa non la sapevo, per fortuna ci sei sempre tu, Jack, che mi rammenti queste cose. E un'altra persona che sa molte cose, ci racconterà molto anche di questo campo e anche dell'anno, della stagione di Serie A, è la persona che andremo a intervistare oggi. Sai chi è? Certo che lo so, è Carlo Perrone. Allora Carlo, che piacere vederti. Piacere mio. Guarda un po' oggi dove siamo. Beh, io avevo detto, avevo invitato a casa mia, quindi questa è la mia casa. Direi che sono passati quanti? 50 anni? Sono passati 51 anni da quando ho messo piede per la prima volta in questo campo, in questo stadio. Una vita fa, ma un'emozione sempre forte, perché avevo l'età di questi ragazzini, avevo 10 anni, sono venuto a fare il provino, andò molto bene perché Vittorio Scatamburlo, il compianto Vittorio, che è stato un grandissimo del calcio Padova, ha scoperto tutti i giocatori, li ha scoperti lui, molto più importanti di me, Del Piero, Pippo Maniero, eccetera, eccetera. Però quando ho fatto il provino, il giorno stesso del provino, eravamo un centinaio di bambini, mi fece firmare il cartellino, quindi grandissimo intenditore di calcio. Quindi oggi comunque vedere questo campo, che effetto ti fa? Ma è sempre bello, questo è un campo che ti dava 5-6 punti in più all'anno. E poi io ho fatto l'esordio a 17 anni con la maglietta della mia città, avevo sempre indossato quella per tutti. Da quando avevo 10 anni, quindi è una maglia che sento mia, la mia città, sono nato e cresciuto qua, quindi insomma è sempre bello tornare qua. Poi hanno abbellito anche questa parte della tribuna, per cui bello, bello, bello. E com'è stata la prima volta che sei uscito da quel tunnel, la sensazione che hai provato? Ma guarda, io ho avuto la fortuna di aver incontrato quel giorno Pippo Filippi, il quale mi ha guardato e mi ha detto: non ti preoccupare Boccia, che tu diventi più alto di me. Non è andato lontano però, perché Pippo era alto come noi, ma era un giocatore fantastico. E lo ricordo, sono quelle cose che ricordi, no, certo, che ti restano impresse, perché poi io ho fatto tutta la trafila e ho fatto l'esordio contro il Treviso qui alla Piani, eravamo in Serie C. E hai giocato comunque qua non tantissime partite rispetto poi a tutto il resto della carriera, nel senso che qui alla Piana ne avrei giocato una ventina, sì, come può essere a livello, diciamo, professionistico. Ma io ho fatto i 3 presenze l'anno che c'era la Serie C, avevo 17 okay. anni, ho fatto l'esordio e altre 2 presenze. Andammo in C1, sì, perché le prime 12 andavano in C1, le altre 8 retrocedevano in C2, e in C1 feci una ventina di partite, perché poi il proprietario era Farina, sì, che era proprietario anche del Vicenza, e ci portò via, prese i giocatori che lui riteneva più di prospettiva, e quindi l'anno dopo io iniziai la mia avventura a Vicenza. Che poi proprio lì a Vicenza hai incrociato un certo Roberto Baggio. Che proprio a Vicenza ho incrociato, non solo l'ho incrociato, ma Roberto, andavamo a vederlo, lui giocava negli allievi, okay, ed era un giocatore pazzesco, già a quell'età. Si sapeva già, cioè si vedeva... Ma guarda, non perché io ho avuto la fortuna di giocarci assieme, di vederlo crescere, eccetera, ma è stato di gran lunga il giocatore italiano con più talento degli ultimi 50 anni.
e ha giocato con una gamba sola, perché un ginocchio lo ha abbandonato quando aveva 18 anni in un infortunio gravissimo. Tu non c'eri, non eri in squadra con lui? No, io ero già via, ero andato a Trieste quell'anno. Comunque Roberto fece l'esordio in Serie C, entrando gli ultimi minuti prima, al posto mio, gli ultimi minuti di una partita, credo con la Carrarese, ma sforzo un po' troppo la memoria. E hai visto per caso la serie Netflix che hanno fatto da poco su di lui? Non l'ho potuta vedere, ma sarà una delle cose. Perché c'è anche uno spazio su Vicenza. Sì, beh, Roberto è legatissimo a Vicenza, poi è un ragazzo fantastico, è rimasto umile. È un peccato non vederlo nel calcio, ma con ruoli importanti, ma purtroppo credo che non si punti sugli uomini veri, ma su chi il calcio lo ama un po' meno e ama un po' più il denaro. Certo. Non c'è più il calcio di una volta, diciamo. Mi ero ripromesso, quando smettevo di giocare, di non fare mai questi tipi di paragoni, però obiettivamente il calcio... Ma guarda, la testimonianza sono i tifosi. Io adesso con i social, poi soprattutto sono rimasto legatissimo a Atalanta e Bari, e sono due realtà che rimpiangono, nonostante abbiano percorsi diversi. L'Atalanta sta affrontando dei campionati straordinari, il Bari invece sta navigando su categorie basse. Però la gente è legatissima a quel calcio. Io ho avuto la fortuna di giocare in Serie A quando c'erano tutti i giocatori più forti al mondo, e quindi, sai, quel calcio lì, gli stadi erano pieni, e non venivano a vedere me, ma venivano a vedere Zico, Maradona, Platini, Battistuta, Van Basten, Gullit, Balleri. Come? Era forte tuo papà? Appunto, stavi parlando del Bari, in questa trasmissione noi guardiamo un po' le maglie che portano i giocatori per vedere un po' anche il loro trascorso. Allora, avevo visto che qui c'è proprio la maglia del Bari. Ah, partiamo col Bari? Sì, partiamo col Bari. Beh, esordio Bari, esordio in Serie A, una piazza che mi ha amato, la gente veramente mi ha... Io ho avuto la sfortuna, ma la fortuna tra parentesi, di avere un grossissimo infortunio a Bari, e lì ho scoperto che la gente mi amava a prescindere da quello che facevo in campo, anche fuori dal campo. Mi è stata utilissima per il mio rientro in campo dopo 8 mesi e mezzo, un'emozione fantastica, e non potevo che regalargli un trofeo, l'unico trofeo dei 110 anni di storia che ha il Bari, e ho avuto la fortuna di alzarlo io al cielo da capitano dopo un mio gol nella finale contro il Genoa, vinto per 1-0. Quindi così, l'ultima partita che giocavo a Bari, l'ultima volta che ho vestito la maglia del Bari, l'ultima partita nel campo dello Stadio della Vittoria, perché poi costruirono lo stadio nuovo, quello per il Mondiale. Quindi tutta una serie di circostanze che mi legano a questa maglia. Quindi ti tolgo già ogni dubbio, questo non si tocca, torna indietro. E sì, che poi tra l'altro se ci fossero stati i questa social, è proprio quella della finale della Mitropa Cup con il mio gol, e quindi te la sei tenuta quest'anno. Pensavo di averla persa, mia figlia me l'ha recuperata in un borsone in uno dei traslochi, per fortuna. Quindi insomma i cittadini di Bari ti hanno anche conosciuto proprio come persona umana, oltre che come calciatore, come persona in campo, no? Sì. Giocare al sud secondo te è diverso che giocare magari al nord? Le piazze sono diverse? Prima di andare a Bergamo pensavo di sì, perché il calore che ti sa dare una piazza del sud al nord è molto raro che te la possa dare, e invece devo dire che a Bergamo fa un po' a parte, nel senso che sembra una piazza del sud, il pubblico, la gente vive per il calcio, e anche lì ho avuto la fortuna di legare molto col pubblico, mi vogliono molto bene. Ho sfiorato la convocazione nazionale quando avevo già una certa età che giocavo lì a Bergamo, per cui insomma
ho fatto dei campionati molto, molto buoni, avevamo una grande squadra perché da solo nel calcio non fai niente, da Caniggia, Evair, Stromberg, Ganz. Un anno ho incrociato anche Pippo Maniero. Pippo Maniero che è venuto, ha fatto venire il mal di testa a Brambati nel suo esordio, era un diciottenne di grandi speranze, poi ha dimostrato di essere un grandissimo e ha vestito anche la maglia del Milan, cosa che ahimè io non sono mai riuscito a fare. E quindi tutto, no, giocare al sud comunque ti dà tanto più calore rispetto alle piazze del nord. E appunto subito dopo Bari arrivi a Bergamo. Sì. E ti fai 4 anni, giusto? 4 anni a Bergamo. E qui abbiamo anche qui un bel reperto. Sì. Guarda, questa è una maglietta speciale anche questa perché è la maglia della partita che vincemmo contro la Juventus, Juventus delle 5 stelle, da Vialli a Baggio a chi c'era ancora? Beh, Müller, insomma era Casiraghi. Quella della Coppa UEFA, diciamo. La grande Juve che vinceva tutto e vincemmo 2-1 con un gol mio e un gol di Maurizio Ganz. Ci scambiamo l'assist e il gol. E con Lippi allenatore giocammo una stagione, forse il più bel calcio che io abbia mai giocato in una squadra, a livello proprio di qualità di gioco. E facemmo un buon cammino anche in Coppa, venimmo eliminati dall'Inter ai quarti di finale, per cui prima che arrivassero i fenomeni di adesso, questi che stanno facendo dei risultati pazzeschi, era la squadra che probabilmente aveva espresso il miglior calcio. E Marcello Lippi, tra l'altro, poi un anno dopo andò lì alla Juve. Andò al Napoli, sì, e poi alla Juve, però insomma fu un trampolino di lancio anche per lui, Bergamo, e si vedeva che era un allenatore molto bravo. Un po' di strada. Poi, sempre di Atalanta, volevo chiederti una cosa. Qui alla Piani, sì? Ha giocato negli anni 60, nel 61 mi pare, Radice, mm-hmm, che ha giocato con Nereo Rocco e dopo Rocco l'ha portato al Milan e ha vinto anche la Coppa dei Campioni. Tu sei stato fautore dell'esonero? Dell'esonero, vero? Perché vi ricordo, allora, mi ricordo quel, tra l'altro, un gol pazzesco, Scavetto, contro la Fiorentina, vero? Ma lo dico a Ilaria, sì. Ilaria, perché Totti si fregia di aver inventato il cucchiaio, ma lui, Totti è stato fortunato che ha visto tutti i filmati dei miei gol e ha visto come si faceva il cucchiaio e l'ha fatto suo. No, è vero, quella partita rubammo un po', perché giocammo molto in contropiede, adesso si chiama ripartenza ma è sempre uguale. Giocando in contropiede arrivai davanti al portiere e feci appunto questo cucchiaio e vincendo 1-0 venne esonerato, come ricordavi bene tu, Radice, però c'è sempre il pro e il contro, no? Radice magari me ne avrà voluto perché è stato esonerato, però a Groppi, che prese in mano la squadra, ricordo che alla domenica sportiva mi ringraziò pubblicamente. Salvo poi, dopo 9 partite e 9 sconfitte consecutive, essersi pentito della scelta fatta. Quindi diciamo, sì, che feci due dispetti a due grandi personaggi del calcio, Radice, perché fu esonerato, e a Groppi perché diciamo che la squadra non lo seguiva molto probabilmente, perché era un'ottima squadra. Noi in quella partita vincemmo 1-0, ma come ti dicevo rubacchiando, sì, Ferron fece delle parate straordinarie, noi superammo la metà campo un paio di volte e in una fece il gol. Infatti Cecchigori esonerò Radice perché diceva che appunto aveva creato tantissimo, però non era riuscito a portarsi, beh, vabbè, si arrampica un po', sì, no? Sugli specchi, sì, chiaro. E tra l'altro un'altra cosa particolare di quell'intervista, che non mi ricordo quale commentatore ti illustrava sempre lo scarpino, sì, vero? Amedeo Goria. A Goria, ecco. Infatti mi ricordavo anche in quell'occasione lì, vero? Se tu ti riguardi, sì, quell'intervista, sì, io a un certo punto ho fatto proprio la faccia non di ne potevi dire, più. Cioè ancora, mi inquadrava sempre le scarpe.
No, era simpatico, ma c'era un rapporto anche con i giornalisti diverso da adesso, no? C'era un rapporto, non ti dico di amicizia, però c'era complicità, c'era, si scherzava, eri sempre disponibile. L'ho visto anche. Adesso i giocatori sono un po'... Basta però, sennò parlo sempre male del calcio di adesso, non va bene, perché ci sono tante cose anche belle e quindi... Però obiettivamente i giocatori. Sì, sì, però è una cosa che si notava, perché l'ho notato anch'io in quell'intervista proprio qui. Visto che vogliamo parlare anche del calcio bello, no? Mm-hmm. Vedo una maglia azzurrissima qua. Bella, questa maglia, sono legatissimo perché è stata la mia unica esperienza in azzurro nell'Under 21 di Serie B. E andammo a fare un torneo in Spagna. Se intervistate o lo avete già fatto, Claudio Ottoni ne ha una uguale, perché ci conosciamo in quella circostanza. E quando vesti la nazionale, credo veramente che l'emozione ti prenda. È stato bellissimo, ero giovane con tante speranze. E che anno, poi, che anno era più o meno? È l'80. E quindi la speranza era quella di vestire la maglia anche poi quella della nazionale maggiore. Diciamo, ci sono andato vicino, perché Vicini un giorno ha confessato di essersi pentito di non avermi chiamato quando era CT, e già era una mezza vittoria. No, ci andai vicino soprattutto negli anni di Bergamo, però poi non ebbi questa soddisfazione, ma quindi mi tengo stretta questa maglietta, che tra l'altro lo facciamo vedere anche perché è bellissima, è bellissima proprio il materiale, incredibile, e anche i numeri che erano sì molto molto belli. Era veramente una maglia, e anche questa si chiama Pietro, purtroppo giù le mani. Dopo i 4 anni di dell'Atalanta, e decidi di concludere la tua carriera qui a Padova, dove avevo iniziato, la chiusura di un cerchio. E ho portato questa maglia, che è di quell'anno lì. Non sappiamo se l'hai realmente indossata tu, perché non ci ricordiamo. Sai che non me lo ricordo se avevo il 15 o il 16, perché praticamente io entrai per battere il rigore il giorno dello spareggio, il giorno dello spareggio contro il Genoa. E andrò a controllare, perché non potrebbe essere questa, nel caso me la riprendo. le maniche secondo me erano lunghe, perché diluviava, tra l'altro. Diluviava, sì, diluviava. E facciamo una grande partita. Mi ricordo che rischiamo di perderla, perché all'ultimo secondo c'era un mezzo rigore su Scuravi. E però avevamo meritato di gran lunga la vittoria, e credo che poi ai rigori, pur andando in svantaggio, abbiamo fatto valere quella legge del calcio, che chi sbaglia per primo il calcio di rigore solitamente poi vince. E nell'ultima partita della tua carriera, perché alla fine quella è stata la tua ultima partita in carriera, ti tremavano le ginocchia quando sei andato a calciare quella per rigore? Vuoi che ti dica la verità? Allora, io praticamente tutta la settimana avevamo preparato per, nel caso fossimo arrivati ai rigori, avevamo battuto 200 calci di rigore in settimana. Io e Fontana eravamo quelli che avevamo segnato di più, tant'è che Sandreani ci mise in campo solo per battere il rigore, praticamente a me qualche minuto alla fine della partita, e Fontana addirittura nei supplementari. E quando Fontana è andato a battere il rigore e ha sbagliato, ti confesso che cavolo, ne abbiamo fatti 200 tutti i buoni in settimana, sta a vedere che sbagliamo proprio noi. Ma la concentrazione in quei casi lì viene ti supera, cioè supera ogni... Avevo già deciso come battere il rigore e dovevo solo cercare di essere concentrato e freddo, perché dovevo aspettare il movimento del portiere, che aveva parato di tutto. Esatto, in quella partita lì aveva parato. Quindi, veramente di tutto. Riuscì a mantenere la calma, tant'è che mi tremarono più le gambe a riguardarlo dopo 2 giorni. Paradossalmente mi agitai a guardare il rigore che avevo già tirato, segnato, sì. È imprevedibile, no? Questo sport, rigore, quando lo batti in allenamento è, penso, uno dei gesti più semplici del mondo. Quando lo vai a battere a certi livelli, ci sono calciatori che hanno... Parlavamo prima di Roberto Baggio, sì, ancora ci ricordiamo il suo rigore calciato alle stelle.
E diciamo che per chiudere la carriera è stata la ciliegina sulla torta, la permanenza in Serie A, insomma è stata una cosa. Ma guarda, io avevo rinunciato ad andare in altre piazze perché ci tenevo a vestire di nuovo la maglia del Padova, perché il sogno di quando ero bambino era di indossare la maglia del Padova nella categoria più alta. E quindi poterlo fare, c'era questa possibilità, mi sono giocato tutte le mie. Non fu un'annata semplice perché non ebbi un grande spazio con Sandreani, ma riuscimmo a fare grande gruppo, lo dicevo prima Ilaria, il suo papà fu fondamentale anche fuori dal campo insieme a Lalas, a Galderisi, a Franceschetti. Che anche suo papà come te arrivò un anno praticamente. Sì, suo papà, ma io credo di aver smesso perché vedevo correre troppo suo papà e dicevo ma non ce n'è più. Allora se corrono tutti così non c'è più spazio. Invece fortunatamente il pallone non suda e non fa fatica, come diceva il grande Gianni Rivera, e quindi mi diverto ancora alla mia veneranda età a giocare a 11, perché proprio per il fatto che il pallone non si stanca e quindi è sempre bene far correre lui. E poi ogni tanto ci sono le partite, no, del ricordo di quella stagione, qualche volta organizzate. Sì, ci siamo trovati ai 20 anni della salvezza. Sì. È stato molto bello perché ti dico, noi la salvezza la guadagniamo fuori dal campo, facendo gruppo, e in questo l'Alas in particolare, ma anche David, anche tutti devo dire i ragazzi, eravamo un gruppo che aveva saputo far quadrato. E Zorato era stato fondamentale fuori dal campo, soprattutto perché in campo aveva avuto anche lui poco spazio. Però quando tu hai un obiettivo unico e crei gruppo, puoi avere anche delle deficienze dal punto di vista tecnico, certo. Ma ne vieni fuori. Tra l'altro noi non le avevamo perché avevamo un attacco pazzesco, perché Vlahovic Maniero, certo, era un attacco da squadra di Coppa UEFA, non di salvezza. Qualche anno dopo Vlahovic è arrivato terzo al mondiale. Infatti Vlahovic e Pippo fecero una carriera pazzesca, giustamente riconosciuta. E tu avevi iniziato a giocare qua e hai concluso la tua carriera in realtà a Leoganeo, perché sì. Appunto la differenza la sentivi tantissimo? Sì. Okay. Allora, diciamo che il mio sogno di giocare con la maglietta del Padova in Serie A era di giocarla alla Piani. Non potevo avere tutto e quindi sì, giocando all'Euganeo, e tra l'altro un Euganeo che se ti ricordi non aveva nemmeno le curve, sì, sì, sì. Un campo che ti dava poco rispetto alla Piani. La Piani pieno di gente è qualcosa di straordinario, cioè io adesso lo sto guardando così, me lo vedo già con tutti gli spettatori che c'erano, e era un campo che ti regalava, come ti dicevo prima, 5-6 punti in più. Sono venuto anche da avversario a giocare qua e tutti i miei compagni di squadra dicevano era un campo tosto. Difficile. E quel giorno che avete vinto lo spareggio, poi siete venuti a festeggiare, sì, qua, vero? Sì. Che è quello deve essere stato. Ma tu bellissimo. Per essere così giovane sei molto ben informato. Sì, Stefano sì. Ti mette sotto, ti fa studiare. Non solo giovane. No, e io non ho mai visto una partita qua. Uh-huh. E la mia prima partita è stata a Leoganeo. Però appunto i Ma io qua, guarda, ho un ricordo di un 2-2 contro il Milan. In un amichevole, perché noi eravamo in Serie C, il Milan dello Scudetto, che venne a fare un amichevole qua, e negli spogliatoi, io andavo ancora a scuola, avevo 17 anni, e negli spogliatoi al mio posto c'era la maglietta numero 7, che io non indossavo perché pensavo fosse uno scherzo dei vecchi della squadra, no? Perché figura se mi fa giocare titolare. E invece ebbi la fortuna di giocare contro il mio idolo, che era Gianni Rivera, in quella partita. Con lo stadio a Piani era stracolmo, e queste sono le cose che quando poi smetti, quando ti rimangono. Questo veramente, al di là delle magliette, no? Le cose materiali, questi sono dei ricordi. Perché in quegli anni giocare, diventare calciatore era il sogno che avevi da bambino, e in quella partita lì, no, avendo anche tra l'altro fatto un'azione un po' dove avevo fatto un dribbling ben riuscito,
avevo ricevuto i complimenti da Turone, per cui sai, te li ricordi, sei, vai ancora a scuola, sei un ragazzino, dici beh, forse ce la posso fare, no? Sono tutte quelle componenti dal punto di vista psicologico che ti danno una mano poi ad esprimerti e arrivare a certi livelli. E poi ci vuole sempre quel pizzico di fortuna, perché io ho avuto tanti compagni di squadra anche più forti di me che nella trafila del settore giovanile, che magari non hanno avuto la fortuna di arrivare a certi livelli. Dopo la carriera da calciatore sei diventato allenatore. Mister. Cosa, la differenza l'hai notata subito tra allenatore e calciatore? È tutto un altro mondo. Capisci anche qualche scelta qualche volta che da giocatore non hai la forza, non hai la voglia di capire, hai una responsabilità maggiore. Diciamo che io poi da allenatore ho sempre fatto il secondo, oppure adesso faccio l'allenatore in prima squadra, ma nei dilettanti. Però è completamente la soddisfazione anche che hai quando vedi giocare la tua squadra in un certo modo è 10 volte quella che hai quando giochi, perché e la responsabilità è tanto maggiore, insomma. Qua abbiamo una maglia che si presume sia quella della finale con Novara, giusto? È l'unico padovano che esultava. E lì sai, è come ti muore la nonna e nasce il nipotino, per sì. Cui non sai se gioire o... No, ero ovviamente molto contento perché noi avevamo coronato un sogno di 2 anni, di 2 promozioni consecutive dalla C alla A, in una città che non vinceva da 50 anni, da 54 anni non era in Serie A. Ed era stato un cammino fantastico nel girone d'andata, poi un calo nel girone di ritorno, e la finale col Padova, diciamo che ci eravamo arrivati per miracolo, perché grazie a un gol di Marco Rigoni all'ultimo minuto contro la Regina riuscimmo ad ottenere il pass per la finale. La finale, onestamente, la giocammo un po' meglio del Padova, anche perché il Padova in questa partita restò in 10. E diciamo che il mister del Padova ci aiutò un pochettino, perché togliendo un certo ha tolto l'uomo che in quel momento ci faceva più paura, sì. di tutti, te lo ricordi? Quando ha tolto il faraone, noi dalla panchina abbiamo un po' esultato, perché era il giocatore che ci faceva più paura. E lì da allenatore avversario hai pensato, ma cosa sta facendo? Cioè, era molto giovane. Dal canto era la sua prima esperienza in campo, per cui lì ero più contento che valutare sul piano tecnico la sua scelta. È chiaro che con un po' di esperienza in più non avrebbe mai tolto quel giocatore, però noi andò bene così, quindi ci siamo goduti poi la Serie A solo per un anno. Ma insomma, è stata una bella soddisfazione. Stiamo per chiudere la puntata, sì. e siamo anche a poche ore dalla partita Avellino-Padova, no? L'andata come l'abbiamo vista? Ma ho visto un primo tempo discreto, anzi stellare rispetto alla partita di 3 giorni prima col Renate. Per cui una squadra abbastanza in salute, anche sul piano atletico non mi sembrava messa male, anche se crea molto poco per i giocatori che ha, secondo me, però da fuori è molto più facile che da dentro. E secondo tempo il rigore secondo me poi li ha condizionati, ha preso un po' di paura, e la paura non la devi avere in queste partite, perché la paura ti porta a non attaccare, è vero che ti esponi poco. Probabilmente Mandorlini ha voluto giocarsela nell'arco degli 180 minuti, anche questa è una strategia, e quindi ha pensato di portare a casa il risultato. Poi nel finale addirittura ha rischiato anche di vincerla, e la vedo 50-50, ma non è per fare un facile pronostico, ma sono 2 squadre che si equivalgono. Il Padova ha più, secondo me, dal punto di vista dei singoli ha più qualità,
E l'Avellino è un ambiente però un ambiente difficile, per cui il fattore campo, anche se non ci sarà il tutto esaurito che avrebbe compromesso un po' di più il cammino del Padova, credo che sarà una battaglia e mi auguro ovviamente che vinca il Padova, però non sarà semplice. Speriamo, no? Noi ci speriamo. Speriamo sempre. Tutti. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. E poi che devo dire? Farmi una domanda e darmi una risposta? No, è vero, non le fate queste cose. Stefano vedo che è molto attento. È attento questo. Ormai lui dirige da fuori, esatto. come Mourinho. È come Mourinho, Mourinho. Grazie ancora. No, grazie a voi, mi è fatto piacere poi vedere, no, ho detto di salutarmi tanto suo papà e quindi ricordati. Certo. E poi basta, speriamo di vedere il Padova su categorie più alte, anche perché questa società mi pare che abbia fatto tanto, onestamente, in termini di ingaggi e di spese. Non credo che ci siano tante squadre in Serie C che hanno speso quello che ha speso il Padova, per cui dai, speriamo che abbiano questa soddisfazione. E poi finalmente abbiamo rivisto la gente allo stadio e questa è un'altra delle cose che finalmente è un ritorno alla normalità. Siamo senza mascherina, tutti vaccinati, siamo a posto. Forza Padova! Abbiamo terminato anche oggi la nostra sesta, ormai siamo alla sesta puntata. Questa è la sesta puntata? Esatto. Direi che siamo quasi alla fine, sono un po'... Più della metà. Sì, più della metà, esattamente. Guarda dove siamo sotto. Eh sì. Siamo sotto la foto di Silvio Appiani, che è l'unica foto che è rimasta, che abbiamo come testimonianza della sua, tra virgolette, esistenza all'interno del Calcio Padova. E questa tribuna è stata rifatta proprio con i ricordi delle stagioni gloriose e quindi vediamo, oltre appunto a Silvio Appiani che dà il nome allo stadio, molte altre stagioni. Tra l'altro, secondo me questa parte, l'area è bellissima dello stadio, hanno rifatto questa tribuna davvero molto, davvero molto bene. E abbiamo intervistato Carlo Perrone, ci ha raccontato molti aneddoti interessanti, sì, sulla stagione anche con tuo papà. E un'altra cosa bella, secondo me, di questa puntata è che noi siamo riusciti a vedere anche dei ragazzini che giocavano su questo campo e pensare che fino a poco tempo fa volevano demolirlo. Per fortuna ci hanno ripensato. Esattamente, anche perché non si sa mai, tutti i ragazzini che abbiamo visto oggi magari... C'è un futuro del Piero tra di loro che giocherà nel Calcio Padova. Ecco, e quindi direi che ci vediamo alla prossima puntata, la settima di Padova nel cuore, su Padova Sport. Ciao a tutti.